Bentrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme oltre il 2000. Quest'oggi ci occupiamo di arte e di spiritualità, raccontando in particolar modo l'esperienza di un gioiello del nostro territorio, il Museo Diocesano di Arte Sacra a Feltre. Infatti saluto fin da subito gli ospiti che sono venuti a trovarci, ringrazio e saluto l'architetto Gloria Manera che fa parte del direttivo e che si è occupata proprio del restauro dell'edificio, dell'allestimento del museo. Ben trovato architetto. Ciao. Accompagnata da Don Giacomo Mazzorana, che è il direttore conservatore del Museo Diocesano. Ben trovato Don Giacomo. Un cordiale saluto a tutti. Grazie per essere qui con noi. Partiamo Don Giacomo dall'architetto Manera, facciamo i cavalieri e quindi voce alle donne, ecco, per raccontare alcune delle tante novità di questa realtà che è un vero e proprio gioiello nel territorio di Feltre. È una realtà vicina quindi ai suoi cittadini, infatti ci sono per esempio dei nuovi arricchimenti, le nuove opere che sono arrivate grazie alla generosità dei feltrini. È vero, è vicino ai suoi cittadini ma anche a tutto il territorio della diocesi, tanto è vero che abbiamo moltissime visite che provengono proprio non solo dalla diocesi ma anche dal Veneto e anche da fuori del Veneto. E a volte ci sgridano perché dicono che non è abbastanza pubblicizzato, allora questa è un'occasione in più. Dicevamo dell'affetto che c'è verso questo museo, che è veramente dimostrato attraverso delle donazioni che ci sono arrivate anche recentemente e che provengono sempre dall'idea di ricordare qualcuno con questa donazione. Non si tratta di opere di secondo piano, tutt'altro. Tanto è vero che alla presentazione di ognuna di queste opere donate al museo è stata affiancata alla pubblicazione di un fascicolo che noi chiamiamo quaderno del museo, con degli studi, degli approfondimenti proprio sull'opera che hanno permesso a volte di attribuirla anche. E pensiamo all'autunno scorso quando è stato presentato un Padre Eterno proveniente da Cortina e appunto donato al museo dalle sorelle Casanova, oppure da due bellissimi quadri di Antonio Balestra realizzati per il Feltrino, per la Villa Bellati alle Case, per l'oratorio della Villa Bellati alle Case e che sono ritornati da Genova, quindi ecco, hanno fatto una strada. Li stiamo proprio vedendo in questo momento. Ecco, architetto. Questi sono i due quadri con il pentimento di Re David e il giudizio di Salomone, di questo artista appunto veronese, che hanno fatto ritorno in territorio feltrino. E questi sono già delle opere presentate, mentre ce ne sono altre che avranno la loro presentazione, il loro evento e la loro mostra tra l'estate e l'autunno. E si tratta di altri due quadri, due opere pittoriche, del Grammatica e del Vaccaro e di una croce post-bizantina proveniente dal Cadore e infine di una Via Crucis, anche questa donata dalle sorelle Secco in ricordo del padre. E quindi insomma si arricchirà ulteriormente. Tra l'altro sappiamo comunque che il turismo religioso, turismo culturale, ma poi turismo religioso, insomma sempre più sta prendendo piede e anche la provincia di Belluno ha tanto da dare, insomma, sotto questo fronte. Certo, certo, e anche va ribadito il fatto che è un museo, ma è un museo diocesano, quindi una parte della qualità di queste opere riguarda anche l'aspetto proprio religioso. Certo. Adesso non so se coinvolgiamo fin da subito infatti il direttore conservatore del museo, Don Giacomo Mazzorana, che forse ci può aiutare a comprendere meglio, Don Giacomo, la figura stessa dell'autore del Balestra. E Antonio Balestra è un autore veronese vissuto nella prima metà del Settecento. Un autore molto famoso a quegli anni, addirittura paragonabile a Sebastiano Ricci. La sua arte è soprattutto legata al classicismo. È stato a Roma, dove ha incontrato Raffaello, poi è stato a Napoli, poi è stato a Parma, dove ha incontrato anche, oltre che prima i Carracci, poi il Correggio. Per cui un'arte molto di sintesi, ma poi molto originale nel classicismo. Per cui un'arte proprio molto molto apprezzata, anche perché molto ricca di sentimento.
E allora queste due opere che vengono presentate sono anche frutto, oltre che di uno stile molto elevato, anche di una ricchezza di contenuti, di iconografia, anche perché lui era allievo dei gesuiti, per cui meditava sulla Bibbia e poi sapeva tradurla proprio attraverso le immagini. E questo lo possiamo cogliere anche grazie alla raffigurazione che stiamo vedendo dell'opera in questo momento. Dicevamo, il Museo Diocesano nel tempo, Don Mazzorana, insomma, è diventato una realtà sempre più importante, sempre più di riferimento comunque per le persone che anche vengono da fuori. Certamente, questa è una sorpresa, anche ogni tanto vengo in Inghilterra a vedere anche varie opere che sono veramente un unicum, basta pensare al calice del Diacono Orso, ma anche tutte le opere di Bruston, di Ligne, che sono moltissime, ma in modo particolare le opere che verranno presentate fra poco, quelle sull'Armenia, possiamo parlare di questo se lei desidera, sono 27 pannelli su un mondo misterioso, quello dell'Armenia, che ha avuto una storia molto ricca, ma anche di sofferenza. Ecco, allora chiedo cortesemente a Simone che ci segue in regia, facciamo vedere la locandina, io tengo qui fra le mani una copia cartacea della mostra dedicata all'Armenia, dipinti murali nelle chiese cristiane armene dal XVII al XIII secolo, dal VII scusi al XIII secolo. Una mostra che quindi apre i battenti proprio nella giornata del 29 giugno e quindi che cosa vuole andare a focalizzare? Vuole focalizzare intanto l'importanza dell'Armenia a livello anche storico, religioso, politico. Basta pensare a quello che è stato anche i primi del Novecento, la strage degli armeni, 1.500.000 persone uccisi dai giovani turchi e poi anche adesso le ultime lotte sull'enclave in Arabag, dall'Azerbaijan, per cui ci sono proprio anche momenti di tensione, di sofferenza ed è stata proprio nel corso di secoli una distruzione di tanto patrimonio. Per fortuna si sono salvate diverse opere, chiese e poi all'interno affreschi che erano coperti. Finalmente attraverso l'opera della Christine Lamoureux, un altro architetto, si è arrivati a riscoprire per cui architetture e poi anche insieme affreschi sono di una originalità, di una bellezza anche iconografica. Poi per dire del collegamento che abbiamo come bellunesi sull'Armenia, basti pensare che già Don Giosuè Fagherazzi aveva scritto un bellissimo opera intitolato Monte Ararat, che era un po' il simbolo, la montagna, presa poi dai turchi ovviamente, ma un'opera che è stata diffusa, tradotta in tutto il mondo. Ma poi più avanti possiamo vedere l'architetto che è stato Gurekian, che ha molto lavorato da noi, l'Arslan, che abita molto nel bellunese, e recentemente, e poi il Pago Novello, che ha fatto grandi studi. L'architetto Adriano al Pago Novello, che... Ecco, vuole aggiungere appunto, sentiamo anche l'architetto? Sì, l'architetto Adriano al Pago Novello si è interessato tantissimo all'Armenia, ha scritto tantissimo su questa, ma soprattutto è andato lì, è stato lì, ha lavorato lì. Ed è il filo rosso che, come posso dire, riconduce il nostro territorio a un territorio così lontano. E Paolo Arazarian, che è l'architetto che ha seguito tutto questo lavoro di allestimento e anche di riscoperta degli affreschi armeni insieme a Christine Lamoureux, è figlio di uno studioso, si chiama Zarian di cognome, che ha lavorato tanto con l'architetto Adriano al Pago Novello. Quindi di cosa si tratta? Ci mostrano come questi affreschi sono stati recuperati, ma non è straordinario il recupero, è straordinaria la scoperta, perché in tutti i testi le chiese armene tra il VII e il XIII secolo erano sempre state dichiarate non decorate, con assenza di affreschi oppure con rarità di parti dipinte. E quindi questa scoperta sotto la polvere, sotto lo sporco e sotto... anche perché queste chiese sono state molto spesso abbandonate a se stesse,
questa scoperta è una novità. Certo, è un unicum che sicuramente mette nuove prospettive anche di indagine e di sviluppo. E vorrei ritornare dal direttore Mazzorana per dire anche come in corso, quindi questa l'iniziativa dal 29 giugno al 29 settembre, quindi la proposta, una delle proposte per il periodo estivo. E c'è anche una collaborazione però con l'associazione Palio. Ma certamente. E sono state fatte praticamente 7 conferenze programmate, alcune già fatte e altre in corso, ogni venerdì sera alle 8:30, in cui proprio vengono approfonditi temi di vario tipo, sia locali, artistici, di grande interesse, con grandi oratori che possono proprio approfondire varie tematiche. E ecco, abbiamo anche seguite. Una locandina, la interrompo un attimo. Esatto. Ecco, grazie all'aiuto di Simone stiamo vedendo adesso la locandina aspettando il Palio, storie e storie tra Medioevo e Rinascimento. Esatto. Prego, esatto. Giacomo. Ci sono le prossime conferenze che vengono fatte sul Scarampi e poi più avanti autori che sono molto importanti, per cui sono occasioni di approfondimento molto molto interessanti. Quindi il museo insomma sempre aperto al territorio, certamente. Una realtà di studio, di ricerca, di indagine, ma una realtà che abbraccia quella che è la sua realtà circostante. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare. Anche gli argomenti sono abbastanza diversi, perché si parla di architettura, si parla di capelli, di abiti nel passaggio appunto tra il Medioevo e il Rinascimento, si parla anche di come sia siano le coltivazioni e il rapporto fra l'uomo e l'agricoltura in quel periodo storico, quindi è molto vario come temi, come programma, tutto il certo. Ciclo delle conferenze. E poi ci sono anche le proposte per le famiglie, naturalmente. Sì, abbiamo sempre avuto molto successo con le proposte di Veronica Menel, che si è sempre occupata appunto della didattica e di organizzare questi incontri con i bambini, i ragazzini, che sono incontri che fanno conoscere l'arte in modo anche divertente, giocoso, e devo dire hanno avuto molto successo. Sì. E concludiamo infine facendo riferimento, architetto Manera, a altre opere che già dallo scorso anno insomma si trovano al vostro museo. Sì. Delle opere del 400, di un artista del 400. Ah, questa lei si riferisce a La Madonna in Trono di Andrea Bellunello, che è un artista, uno scultore bellunese. Si chiamava Andrea De Bortolotto De Foro, quindi De Foro vuol dire che era nato proprio in centro Belluno, e di cui abbiamo una bellissima testimonianza nella Madonna in Trono che si trova nella chiesa di Cavarzano. Però proprio recentemente è stata riscoperta un'altra sua opera, che è questa bellissima Madonna. Questa è una sala del museo in cui è stata esposta durante l'estate e l'autunno scorso. È una Madonna appunto in trono col bambino e appartiene alla Galleria d'Arte Longari, che l'ha fatta anche restaurare e che ce l'ha lasciata diversi mesi in modo del tutto gratuito, appunto perché potesse tornare nel bellunese dove era stata scolpita. E devo dire che noi abbiamo anche sperato che qualcuno vedendola si commuovesse e potesse pensare di acquistarla, non dico solo per il museo, ma anche per qualche altra casa privata, ma perché restasse nel bellunese, certo. Perché è un'opera quattrocentesca, autentica. Ecco, su questo mi piacerebbe sentire il parere anche di Monsignor Mazzorana. Infatti dicevamo, no, questo volto di questa Madonna, ecco, ci dà Don Giacomo una riflessione su questo. Ma è molto molto intenso, partecipe di quello che è poi anche la sorte futura di questo bambino, per cui c'è arte, ma soprattutto anche spiritualità e sentimento. Allora, noi abbiamo fatto una veloce panoramica ovviamente delle tante attività del Museo Diocesano, quindi un'estate intensa fra storia, fra arte, fra cultura, spiritualità, insomma abbiamo davvero compreso come variegato sia il programma delle proposte che vengono messe a disposizione dei residenti e dei turisti. L'invito, vi ricordo prima di salutarci, è quello per l'inaugurazione della mostra sull'Armenia, dipinti murali nelle chiese cristiane armene.
Armene e l'appuntamento quindi per giovedì 29 giugno alle 18.30. Inaugurazione al Museo Diocesano e invitati tutti naturalmente a partecipare. Dico bene, Don Giacomo? Benissimo. Benissimo. Allora, grazie ancora, Don Giacomo. Grazie all'architetto Manera e buon lavoro, buona estate. E buon lavoro anche a voi. Anche a voi, grazie. E a tutti quanti voi una buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.